Bentornati su Continue. Questa volta continuiamo quest'altro fantastico gioco delle Simulmondo Adventures, ovvero Dylan Dog Ombre, che ricordo è il numero 4 della serie delle avventure da edicola di Dylan Dog, le Simulmondo Adventures. E questa volta continueremo esattamente dal punto dove avevamo lasciato l'altra volta. Ricordo che se non l'avete visto, andatelo a vedere. Eravamo entrati in questa villa delle ombre misteriose, dove la cliente di Dylan Dog gli aveva detto che c'erano delle ombre che l'avevano cacciata di casa, delle ombre misteriose, non si sa cosa. E abbiamo trovato un vecchio che voleva un oggetto di fuoco, un monile, un qualcosa che lui chiamava un'ombra di fuoco, una cosa del genere. E quindi noi dovremmo entrare dentro la casa e riuscire a capire come prendere questo oggetto per darlo al vecchio. E adesso salterò alla parte che ho già giocato, che già conosco, e riprenderò la registrazione dal punto dove eravamo rimasti nel primo episodio. Ed eccoci qui nei panni di Dylan Dog all'interno della villa dove l'avevamo lasciato, anche se questa è un'altra stanza rispetto a quella dove l'avevamo lasciato. Vediamo che sullo sfondo c'è anche un ritratto che non si vede bene qual è, c'è la luna fuori, e dovremo riuscire a trovare questo oggetto che il vecchio ci ha detto di recuperare, che era un'ombra piccola con riflessi d'oro, una cosa del genere. Vediamo un po', in questa stanza non c'eravamo entrati nell'altro gameplay. Infatti vediamo una stanza nuova che non avevamo visitato. E qui vediamo che c'è un rubinetto che perde, c'è una credenza e c'è del fuoco. Ovviamente se andiamo nel fuoco immagino che moriamo, quindi evitiamo di andare sul fuoco e usiamo il rubinetto. Ecco. Abbiamo aperto il condotto d'acqua con la chiave inglese che avevamo recuperato nella prima parte del gameplay, adesso vediamo che c'è tutta acqua per terra. Andiamo a vedere qui e infatti le fiamme si sono spente ed ora possiamo recuperare questo Anubi, una statuetta. Sulla statuetta si riflettono le fiamme del fuoco anche se il fuoco è già spento, incredibile. E prende la statua di Anubi. Ricordiamo, Anubi è rimasta l'ombra. Guardate, sul mobile è rimasta l'ombra della statua che abbiamo appena preso. Questa casa maledetta, c'ha delle cose un po' strane che accadono, con le ombre animate, le ombre che si staccano dagli oggetti, dai corpi. Come abbiamo visto prima, nella prima parte, abbiamo visto che l'ombra di Dylan si era staccata dal suo corpo, aveva provato ad ucciderlo addirittura con una spada. Adesso riandiamo dal vecchio e gli consegniamo la statuetta che abbiamo appena preso. E lui dovrebbe, in teoria, a quanto ci ha detto, consegnarci la chiave per uscire da questa maledetta casa. Anzi, questa casa maledetta, più che maledetta casa. Allora, qui dovrebbe esserci il vecchio. No, qui c'è l'uscita, che però è chiusa dal catenaccio, come abbiamo visto. Questo era il condotto d'acqua che noi abbiamo aperto nell'altro gameplay senza rendercene conto. Credevamo che ci fosse qualcosa che non andava, invece l'avevamo aperto. No, aspetta, entriamo in questa porta. Dovrebbe stare proprio qui il vecchio. Ricordiamo che questo vecchio somiglia al protagonista, al personaggio di Fantasma, il film horror di Don Coscarelli, il famoso film horror, molto bello, un film anche un po' surreale, onirico. Andiamo dal vecchio, tu puoi aiutarmi, gli dice Dylan. Ci chiede se abbiamo la statuetta, noi ce l'abbiamo e gliela consegniamo, ovviamente. Ecco, gli diamo la statuetta. Addio, Dylan Dog. È rimasta solo l'ombra del vecchio, il vecchio è scomparso. Queste cose molto strane che accadono in questa casa. Vediamo che succede se utilizziamo l'ombra. Vediamo un po' se è utilizzabile. No, non è utilizzabile. Saltiamo, se premiamo su. Adesso andiamo. Usciamo dalla porta. Un bello zoom. Ecco, adesso potremo andare verso no, dobbiamo andare su, mannaggia, perdiamo, stiamo perdendo tempo. Ok, andiamo su piano piano.
corriamo. Ecco, questa è la porta dell'uscita, credo. Ma dovremmo finalmente uscire da questa casa maledetta, credo, eh. Ecco, usa la chiave il nostro Dylan. Vecchio non mentiva, la porta si apre quindi. Eccoci in un'altra stanza. C'è un'altra porta. Entriamo. Ci sono 5 lanterne, vediamo un po' cosa fanno queste 5 lanterne. Probabilmente dovremmo usarle, vediamo un po'. Ci sono delle iscrizioni e un interruttore, leggiamo le iscrizioni. Voi che leggete siete ancora tra vivi, ma io che scrivo sarò andato da lungo tempo, nel regno delle ombre. Poiché succederanno in vero strane cose e fatti segreti saranno svelati e molti secoli saranno trascorsi prima che queste memorie siano conosciute dall'umanità. Citazione da Edgar Allan Poe, niente meno. Il famoso scrittore americano, che era anche un po' ubriacone, diciamolo, però vabbè. Ragnatela. Oh, un ragnaccio, attenzione. No, non mi dica. Ecco, il ragno ci ha avvelenato e siamo morti inavvertitamente. Ovviamente continueremo la partita da qui, da dove siamo morti, e vediamo un po' di non compiere lo stesso errore. Torniamo qui, stavolta proviamo a premere l'interruttore, vediamo cosa accade. Dylan lo preme e c'è un vortice con tutte ombre, fantasmi, creature macabre. Dylan è un po' interdetto. Che facciamo? Entriamo? Allora, vediamo un po'. Proviamo a parlare con questa, con quest'ombra, vediamo un po'. Niente, c'è solo un'immagine ravvicinata dell'ombra, ma non ci possiamo parlare. Proviamo a parlare con un'altra di queste ombre, vediamo se è possibile. Questa no, questa no, questa no, questa no. Penso che dobbiamo per solo entrare dentro questo vortice. Ecco Dylan che entra nel vortice, questa mi pare che fosse anche la copertina di un altro numero del gioco. Ed ecco la seconda parte dove siamo all'interno di questa dimensione, strana dimensione oscura. Ci sono queste strane ombre sul fondale che sembra una creatura, non lo so che strano sto gioco. Infatti non a caso io l'ho presentato nella prima puntata di Strange Gaming proprio perché è un gioco molto strano. Però l'ho continuato non lì, ma l'ho continuato nella rubrica apposita per le richieste di continuare i giochi, che è questa qui, continuo. C'è un fantasmone. C'è la schivata del pugno, solo che non credo che i pugni siano efficaci contro questi fantasmi. Proviamo a entrare in questo buco. Cioè, c'è un punto, qui c'è una geggia. Allora, questi qui sono dei collectibles che servono a fare punti, solo che in realtà nell'economia di gioco fare punti in questo nell'esimo mondo adventure non serve assolutamente a niente, quindi niente qui, quindi vediamo un po' se c'era un tasto per poter vedere quali erano le uscite. Allora, no, con questa prendiamo la pistola, questa è la pausa, questa c'era un tasto per salvare il gioco. Sì, dai, salviamo pure il gioco, già che ci siamo. Gioco salvato, premi un tasto per continuare. E siamo nella dimensione oscura, ragazzi. Dobbiamo continuare il gioco. Allora, vediamo un po'. Abbiamo preso questo aggeggio. Siamo a 1500 punti. Ahia, quanti fantasmi. Vediamo un po' se possiamo colpirli. Oh, sparandogli scompaiono i fantasmi. Sono sensibili ai proiettili. Quindi abbiamo sprecato due proiettili, ma abbiamo ucciso questi due fantasmi. Vediamo, oh, altri fantasmi. Vediamo un po' se è possibile. Questo mi sta gonfiando. Vediamo un po' se riusciamo a stenderlo a pugni. Non penso sia possibile, ma ci proviamo. Ah, l'abbiamo steso a pugni il fantasma. Questi fantasmi sono un po' troppo materiali che si lasciano colpire dai pugni di Dylan. Che ricordiamo che nel gioco Gli Uccisori, in altri numeri dell'Esimo Mondo Adventures, Dylan combatte contro delle persone o degli zombie o dei mostri, quindi sono
sono già più materiali e dà già più senso il fatto che vadano giù coi pugni e con la pistola. In questo caso è un po' strano, però va bene. Ecco, ne altri. Vabbè, io mi sono stufato, spariamogli direttamente. E uno, bang, e due. Ci sono questi fondali, questi volti nel fondale che somigliano un po' ai quadri, ai dipinti di Hans Ruedi Giger, che era l'artista svizzero che creò Alien. Non so se avete presente il film Alien di Ridley Scott e poi il seguito di James Cameron. In pratica era questo artista che disegnava queste cose molto strane, aliene e anche un po' macabre. Questa è sicuramente una citazione, perché come i fumetti di Dylan Dog hanno parecchie citazioni da film, arte, fumetti e musica, anche i videogiochi ogni tanto ci piazzavano lì, anche se diciamo che i videogiochi come trame, come costruzione sono meno ben fatti rispetto al fumetto, però vabbè, il fumetto diciamo che è fatto da grandi professionisti della scrittura e del disegno, come Tiziano Sclavi, che è un grande romanziere, e i disegnatori, tra cui il mio preferito dei disegnatori è Corrado Roy, che è veramente un grandissimo artista. E praticamente i videogiochi ovviamente non sono a quell'altezza lì, però comunque ogni tanto ci piazzavano la citazione anche ai videogiochi. Infatti vediamo, queste teste sono praticamente scippate, sono una citazione palese da Giger, l'artista di Alien, fatto dei quadri molto disturbanti. Qui c'è una voragine, ma io non so se è il caso di proseguire, perché qui finiremo di sotto presumibilmente. Infatti abbiamo fatto una brutta fine, penso che ci abbiamo l'ultima vita. Va bene, per ora finiamo qui questo episodio, io salvo la posizione, ecco fatto, e ci ritroveremo esattamente qui nel prossimo episodio di Continuo.